una bella notizia che è arrivata questa mattina, che riguarda la 4 novembre, soprattutto i bambini, possiamo dire così, piccoli pazienti dell'ospedale San Donato di Arezzo. Di che cosa si tratta? L'ufficio scolastico regionale ha dato alla 4 novembre la possibilità di avere un organico in più, una maestra nella fattispecie, da poter dislocare nell'ospedale San Donato, appunto per quei bambini che avranno bisogno anche di assistenza didattica per lunghe degenze all'interno dell'ospedale. Questa è una veramente splendida notizia per tutto il territorio aretino, per tutta la città di Arezzo, in quanto, e non solo per noi, scuola 4 novembre, perché è vero sì che io sarò la dirigente di questa scuola, ma in particolar modo si offrirà aiuto da un punto di vista didattico, formativo, ma soprattutto si offrirà anche quello che io dico sempre, un sorriso di attenzione a un bambino malato che può continuare a vivere la sua quotidianità se dovrà vivere dei giorni in più in ospedale. Tante città italiane lo fanno già ed è bello che lo facciamo anche, lo faremo anche qui ad Arezzo. Qual è la fascia di età dei bambini interessati da questo progetto? In particolar modo i bambini della scuola primaria. È chiaro che poi si vedrà in itinere come poter utilizzare anche la maestra nel caso in cui avessimo bisogno anche di dare un aiuto a bambini della scuola media di primo grado.